Massimiliano, è iniziata la stagione da un mese, come sta andando, come ti trovi con la squadra? Beh, sta andando molto molto bene, stiamo lavorando secondo me bene e tanto, stiamo mettendo fuoco, il legno in cascina per quando ci servirà durante questa lunga stagione che analizzando un po' le giornate e tutto non darà tanti spazi per poi fare dei richiami anche a livello fisico. Quindi cerchiamo proprio di mettere tutto quello che possiamo dentro adesso per poi avere la spinta per vedere dove riusciamo ad arrivare, più a lungo possibile. Ok, domani iniziano le amichevoli, importanti perché insomma due sono con due squadre di Superlega. Come mai questa scelta di giocare con delle squadre della massima serie? Ma perché Modena. Ci siamo incontrati al volemercato e mi hanno chiesto e ho accettato. E poi invece Milano, con Roby Piazza, ci eravamo parlati, lui aveva detto che probabilmente aveva uno spot e allora ho detto perché no. Quindi non è una questione, puramente di partite, ma è una questione che, a Modena c'è Alberto Casadei che è il direttore sportivo e a Milano c'è Roby Piazza che è l'allenatore. Sono legato a queste due persone molto. E quindi mi fa piacere andare a giocare con loro. E poi le due di Bergamo, che sono ormai le classiche, e quindi va bene così, anche se non sono un super fan delle amichevoli, quattro bastano e avanzano. Ok, la squadra insomma ha preso ormai il giro, come ti sembrano i nuovi arrivati? Stiamo, come ho detto prima, lavorando tanto, quindi i nuovi arrivati si sono adattati subito bene. Siamo ancora in una fase di lavoro pesante, quindi anche per questo la settimana scorsa ero un po' titubante sul fatto di giocare domani, che è abbastanza presto, anche se abbiamo iniziato prima delle altre, è ancora presto. Però organizzeremo un po' i sestetti in modo da far giocare un po' di più i giovincelli che risentono meno del lavoro pesante e poi pian pianino inserire gli altri durante le altre amichevoli. Di sicuro queste partite potranno aiutare all'inizio del campionato, insomma, ci si aspetta un campionato di altissimo livello di più rispetto all'anno scorso. Sì, secondo me il livello è salito, soprattutto delle squadre che, tra virgolette, puntano alla promozione e quindi sì, vedremo se queste quattro partite ci serviranno per essere più pronti, sicuramente saranno dei test importanti per capire a che punto siamo, soprattutto. Cosa c'è un messaggio, qualcosa che vuoi dire ai tifosi, al pubblico? Che pubblico ti aspetti quest'anno? Beh, io mi aspetto il pubblico di Cuneo, quello sempre presente, quello che quando giochiamo bene ci applaude, quando giochiamo male ci critica e poi sicuramente il messaggio è spero proprio che veniate al palazzo a vedere. Una volta dovete venire per la vostra passione, poi spero che invece vedendoci giocare riverrete altre volte. Ok, grazie.